procediamo ora col vedere i collegamenti tra l'inverter ibrido e le relative batterie. Come possiamo notare, qua c'è l'ingresso delle stringhe. In questo caso abbiamo collegato un'unica stringa, quindi il positivo e il negativo. I connettori sono all'interno comunque dell'inverter e c'è la possibilità di collegare una seconda stringa perché l'inverter è dotato di 2 MPPT. Vediamo il collegamento della messa a terra, che ricordo che è obbligatoria. Il sezionatore da attivare su ON una volta attivato l'inverter. I due ingressi PV1 e PV2 delle nostre stringhe, in questo caso abbiamo collegato su una stringa il negativo e il positivo. I due ingressi BAT- e BAT+, che sono il negativo e il positivo, che vanno collegati al nostro box di parallelo. La nostra chiavetta Wi-Fi nella porta upgrade dongle. Il nostro cavo dati BMS, sempre da collegare al nostro box di parallelo, e l'ingresso meter CT a cui viene collegato il nostro TA. Poi in fondo a destra troviamo l'alimentazione del nostro inverter e in parte i due cavi relativi al backup. Vi ricordo che è obbligatoria la messa a terra di tutti i dispositivi, quindi troveremo all'interno della scatola sia dell'inverter che delle batterie l'occhiello per collegare la messa a terra. Qui in dettaglio abbiamo simulato il centralino di un'abitazione. Vediamo qui a destra l'arrivo dell'alimentazione dal nostro inverter ibrido collegata a un interruttore magnetotermico differenziale. Altri due interruttori a cui sono collegate delle utenze dell'abitazione. Il nostro interruttore generale e poi vediamo il nostro TA collegato alla fase a monte di tutti i carichi dell'abitazione, con la freccia rivolta verso il contatore di scambio. Qui in dettaglio vediamo l'arrivo dei cavi dall'inverter verso la batteria master, quindi abbiamo il positivo e il negativo della batteria, il cavo BMS e il cavo di messa a terra. In dettaglio vediamo l'uscita della nostra batteria master, dove ci sono due indicatori a LED che sono verdi e quindi vuol dire che la batteria è perfettamente funzionante, e poi i cavi di uscita positivo e negativo della batteria ed il cavo dati BMS che andranno poi a collegarsi all'ingresso della nostra batteria slave che vedremo successivamente. C'è sempre il solito collegamento di cavo di messa a terra. Una volta effettuato i collegamenti potete chiudere il tutto con delle placchette di chiusura che vengono fissate con delle viti, come potete vedere. In questo caso vediamo l'ingresso della nostra batteria slave, dove arrivano i cavi dalla batteria master, quindi il positivo della batteria, il negativo e il nostro cavo dati BMS, oltre che il solito cavo di messa a terra. In dettaglio vediamo l'uscita dell'ultima batteria slave, dove troviamo sempre gli indicatori a LED che sono verdi, quindi indicano la batteria perfettamente funzionante. Perché dico ultima slave? Perché nell'ultima ricordatevi di mettere il cavetto di chiusura, perché senza di questo le batterie potrebbero danneggiarsi